Buonasera dalla redazione del TG di TVL. Iniziamo parlando di incentivi per le zone svantaggiate. Con l'ingresso di Pisa diventano infatti 7 le province che potranno beneficiare degli incentivi a fondo perduto nelle zone svantaggiate. Tra queste c'è anche la provincia di Pistoia, dove i comuni considerati appunto in zona svantaggiata sono il comune capoluogo, Agliana e Montale. Nelle scelte sono state privilegiati i comuni dove è maggiore il peso dell'industria manifatturiera rispetto alla popolazione. Andiamo adesso a vedere i principali titoli di questa edizione. Ancora lamentele dalla zona delle Fornaci a Pistoia. Tra tante questioni, una riguarda il tetto di un condominio che da 3 anni attende di essere sistemato. I residenti chiedono un intervento. Via i lavori per la messa in sicurezza della linea ferroviaria porrettana. L'obiettivo è riaprire lo storico tratto entro il 12 giugno, così da favorire la stagione turistica. L'operazione costerà 7 milioni e mezzo di euro. Una nuova stagione, una nuova gestione per il teatro Yves Montand di Monsummano Terme. Per i prossimi 5 anni la guida artistica del teatro sarà affidata ad Eleonora Di Miele e Luca Ferrante. Gradita visita questa mattina negli studi di TVL, la 5a B della scuola primaria Galilei di Pistoia è stata ospite della nostra emittente per conoscere da vicino il lavoro di giornalista. Successo della Giorgio Tesi Group nella seconda partita della fase ad orologio. I biancorossi hanno battuto Ferrara consolidando il terzo posto. Da applausi la prova di Jets Johnson. E come avete sentito dai titoli, ci sono dei problemi nei condomini delle Fornaci. In particolare siamo stati da alcuni residenti che lamentano problemi ad un tetto di un condominio degli alloggi ERP. Siamo in via Vagliani alle Fornaci, qui a Pistoia, per mettere all'attenzione di un problema che va avanti ormai da alcuni anni. C'è il tetto che è, c'è due belle buche grandi, hanno promesso che a primavera facevano il tetto, mentre invece siamo già ora in primavera, però non si è visto nessuno. Si può aspettare anche fino a maggio, però poi si piglia le nostre decisioni, perché non va bene a questa maniera, c'è un'umidità in casa e si taglia un coltello. Abbiamo chiesto se aprivano un pochino il metano, almeno un'ora la mattina, un'ora la sera, come era meglio per loro anche, va bene, però non si è avuto risposta di niente. C'è da andare a letto vestiti perché c'è freddo qui. La Spesse ci ha promesso di fare questo tetto e di non andare a telefonare al Poli per il riscaldamento. Io telefono quanto mi pare, perché sono responsabile di queste persone e responsabile io che rimango affinché vivo, e qui deve essere la persona anziana, deve avere il caldo, perché ci sono persone sulla sedia a rotelle cardiopatiche e hanno bisogno del caldo. Da quanto va avanti questa situazione? Questa situazione va avanti da circa 2 o 3 anni. Quanti sono gli appartamenti in questione e quindi che cosa chiedete alla Spes? Noi alla Spes si chiede da tanto tempo si chiede quello che si è sempre chiesto, cioè di rifare il tetto. La persona anziana va tutelata, va custodita, bisogna stargli accanto. È tanto tempo che si dice le stesse cose e lo Spesse non la vuol capire. Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Pistoia ha arrestato una donna per un furto commesso pochi minuti prima in un negozio del centro. La persona era già nota alle forze dell'ordine per questo tipo di reato. Mentre si trovava in servizio in Piazza del Duomo, il personale della municipale è stato avvicinato da una signora che segnalava un furto appena avvenuto in un negozio nelle vicinanze. Nonostante i pochi elementi a disposizione, gli agenti si sono messi alla ricerca della responsabile e l'hanno rintracciata in Ripa del Sale. L'autrice del furto, alla vista della Polizia Municipale, si è data alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi, le due agenti sono riuscite a bloccarla in via Buonfanti, recuperando la merce rubata. Sul posto sono poi giunti di supporto la pattuglia moto della Polizia Municipale e una volante della Questura. La donna è stata identificata e tratta in arresto. Parliamo adesso di Ferrovia Porrettana, perché sono iniziati i lavori che dovrebbero terminare per la stagione estiva, entro giugno.
Partiranno martedì 26 i lavori per la messa in sicurezza della linea ferroviaria Porrettana. L'obiettivo è la riapertura completa domenica 12 giugno, quando scatterà l'orario estivo dei treni. Rete Ferroviaria Italiana, del gruppo FS, ha avviato i lavori di messa in sicurezza della parete del versante La Cava, dove nel novembre scorso si verificò una frana. Per proteggere la linea saranno sistemate reti, barriere paramassi ed eretto un nuovo muro di sostegno. Il tratto interessato è quello tra Porretta e Pracchia. Completate le indagini e le verifiche, avviate subito dopo il distacco dalla parete di un masso di grosse dimensioni, RFI ha realizzato la progettazione esecutiva dell'intervento ed ottenuto il nulla osta da parte degli enti competenti e del Comune Alto Reno Terme, che è proprietario dell'area. Le attività propedeutiche sono già state ultimate e sono state avviate le operazioni di posa delle reti di protezione, che essendo le aree di lavoro poste su un versante molto ripido, avverranno con l'uso di un elicottero e di imprese specializzate. Successivamente saranno realizzate barriere paramassi ad assorbimento di energia ed un muro di sostegno a protezione della linea ferroviaria. A questi lavori, per la cui realizzazione resterà ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Porretta e Pracchia, si aggiungeranno ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che renderanno necessaria la chiusura della linea tra Pracchia e Pistoia. È quindi previsto un rinnovo di 3 gallerie, Cugna, Calde e Corbezzi, la posa di nuovi binari tra Piteccio e Corbezzi ed altri interventi. L'investimento complessivo di RFI è di 7 milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione per la messa in sicurezza del versante La Cava. Si aggiunge un altro nome alla rosa dei candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Pistoia. È quello di Jacopo Vespignani, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura e guiderà la lista Pistoia Davvero. Credo che la nascita del Terzo Polo sia già un elemento molto importante. È stato un parto molto difficile, però ce l'abbiamo fatta, e quindi tra quelli che sono rimasti e che hanno creduto fin da subito in questo progetto, noi stiamo gettando le basi per un programma che voglia davvero cambiare questa città. Così Jacopo Vespignani ha presentato Pistoia Davvero, progetto politico di cui è candidato sindaco a Pistoia alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. L'occasione è stato un incontro al Gran Caffè du Globe. Al centro del programma della lista, lo sviluppo economico della città e del suo territorio. Oggi questa città è immobile, questa città è l'ultima città della Toscana in tantissimi indicatori. Quindi lo sviluppo economico deve essere la locomotiva della ripresa di tutto quello che poi viene dietro, il vero volano della città, dell'economia. Il modo, ha spiegato Vespignani, è coinvolgere le eccellenze locali, dal ferro tranviario al vivaismo, passando per l'artigianato ed il commercio. Dobbiamo puntare sulla transizione digitale, ci sono progetti di transizione digitale, ci sono progetti di transizione ecologica. Dobbiamo puntare sulla cultura, smettere di parlare di cultura ma ricominciare a fare cultura, di rivalorizzare i luoghi della cultura, e parlo dalla San Giorgio fino all'ultimo dei piccoli luoghi dove si può fare cultura. Pensare e studiare non ha orario, apertura di hub culturali. Dobbiamo pensare allo sport. Sport e cultura hanno una matrice comune, che è quella dei giovani. In questo momento storico credo che i giovani debbano essere al centro di qualsiasi tipo di progetto di sviluppo, e ai giovani dobbiamo dare luoghi dove fare sport, dobbiamo dare opportunità per avviarsi a qualsiasi tipo di disciplina sportiva, dobbiamo dare luoghi dove studiare, dove creare idee e dove sviluppare le idee in un mondo che oggi va a una velocità tripla rispetto a quella con cui sta andando Pistoia. Andiamo adesso a vedere, con il consueto bollettino della regione sul coronavirus, quali sono i dati per quanto riguarda la giornata di oggi. 4.713 sono i nuovi positivi, 1.851 in meno rispetto al bollettino precedente, 19 i decessi, 3 in meno rispetto a ieri, i ricoveri in isolamento a livello toscano sono 744, i malati in terapia intensiva 25. Sono stati eseguiti 27.873 test, il tasso dei positivi è del 16,9%, il 73,8% sulle prime diagnosi. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, abbiamo oggi 322 nuovi contagi, 2 i decessi.
Per quanto riguarda la situazione dell'ospedale San Jacopo, abbiamo invece 33 persone in isolamento, una persona in terapia subintensiva, una donna in ostetricia e due bambini in pediatria. Cambiamo adesso decisamente argomento e andiamo a Monsummano, dove è stata presentata la nuova stagione del teatro Yves Montand, che è anche gestito per 5 anni, sarà gestito da due nuove persone. Nuovo logo, nuova stagione e soprattutto nuova gestione per il teatro Yves Montand di Monsummano. Una bella rinfrescata, per usare le parole di Eleonora Di Miele. L'attrice, oggi direttrice artistica e titolare insieme al marito Luca Ferrante, manca a dirlo, attore anche lui, dell'Accademia Arte e Danza Spettacolo di Monsummano, in occasione della presentazione del cartellone, ha annunciato la nuova stagione del teatro con una serie di novità e spettacoli di generi diversi, per un pubblico variegato. Immancabile ovviamente la stagione di prosa, che partirà domenica 15 maggio con lo spettacolo di Andrea Bruno Savelli con Nicola Pecci, Esser e Jim Morrison. Previsti anche spettacoli per famiglia, con commedie e musical, e i matinè dedicati alle scuole per ragazze e ragazzi di tutte le età. Il 7 maggio infine lo spettacolo già annunciato Sound and Vision, Vita e Arte di David Bowie. Attraverso questo bando abbiamo vinto appunto la gestione per i prossimi 5 anni del teatro e sentiamo io e Eleonora una forte responsabilità verso i ragazzi che sono il futuro e poter ridonare al territorio, alla città, un luogo dove c'è arte e bellezza, un luogo dove ci potrà essere incontro, socializzazione. E cosa proporrà il teatro? Ma il teatro proporrà tantissime cose, perché nella nuova stagione 2022-2023 ci saranno anche delle sorte di abbonamenti, la carta dello studente, per portare i ragazzi appunto a teatro, ma non solo. Creeremo spettacoli per bambini ogni mese, appunto ci saranno in programmazione degli spettacoli bellissimi di compagnie che vengono da fuori, come la compagnia di Enzo De Caro e Barbara De Rossi. Non solo, creeremo anche una compagnia stabile e questo ci permetterà ogni mese di avere degli spettacoli anche nuovi, sia inediti che editi appunto per il nostro teatro Yves Montand. Puntiamo molto sulla progettualità, abbiamo partecipato al bando con un progetto da 250.000 euro per il rifacimento delle facciate ma anche degli impianti tecnologici all'interno del teatro. Puntiamo, come sempre abbiamo fatto, come nostra consuetudine, al rinnovamento, ma anche a cercare quei portatori di interesse che amano la nostra comunità. E sicuramente Eleonora Di Miele e Luca Ferrante, da Monsummanesi Doc, hanno questo come loro, diciamo, punto forza. E questa mattina, proprio nella nostra redazione, abbiamo avuto degli aiutanti giornalisti molto speciali. Nuova visita questa mattina negli studi di TVL per una scolaresca. La quinta B della scuola Galileo Galilei di Pistoia è stata ospite della nostra emittente per conoscere il lavoro del giornalista da vicino. I bambini, accompagnati dalle loro maestre, hanno potuto così conoscere un mondo che, se anche distante dai social e da videogames, rimane sempre affascinante, soprattutto per i più piccoli. Gli studenti che in classe stanno lavorando sul testo giornalistico hanno rivolto domande interessanti e si sono anche cimentati nel lavoro del reporter, con risultati davvero notevoli. Buonasera a tutti i telespettatori di TVL e benvenuti al TG60. Oggi siamo in linea con Emily e con una notizia di sport sul tennis che intervisterà Giacomo. Grazie della linea, e Sofia, e sono qui con Giacomo Gori. E come è stato vincere questo? È stata dura, perché ovviamente l'avversario era forte. Buonasera telespettatori e benvenuti a TVL. Oggi ci collegheremo con Clelia, che è insieme ad un ospite eccezionale. Grazie per la linea, Claudia. Abbiamo qui con noi Emma Watson. Salve. Come si intitola il film? Il film si intitola Harry Potter, la maledizione dell'erede. Buonasera telespettatori, benvenuti al TG60. Ora passiamo la linea alla nostra inviata Adiamo Amma allo Allianz Stadio. Buongiorno. Noi siamo all'Allianz Stadio. Ho sentito che avete fatto 2 gol entrambi. Come avete fatto? Ho crossato
al mio compagno di squadra e lui di testa ha fatto gol. Buonasera a tutti i telespettatori, oggi notizia dell'ultima ora, l'Italia ha vinto una medaglia d'oro, passiamo la linea al nostro inviato Duccio. Buonasera, siamo qui oggi con il nostro orgoglioso Lorenzo che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Da quanto ti stavi allenando? 8 anni. Da Tokyo è tutto, rifacciamo la linea allo studio. Grazie della linea, buonasera. Grazie della linea, buonasera a tutti. È stata presentata a Montecatini la prima edizione del Montecatini Wine Elite Festival, una manifestazione che porterà nella città termale 4 giorni dedicati ai grandi vini italiani. Nasce a Montecatini Terme la prima edizione di Montecatini Wine Elite Festival, un grande evento all'interno delle Terme Tettuccio che vedrà coinvolte alcune delle eccellenze vitivinicole italiane. Una manifestazione su 4 giorni, dal 16 al 19 settembre, che prevede oltre all'esposizione e banchi di assaggio delle cantine presenti, anche degustazioni guidate, masterclass, spettacoli e performance musicali. Un progetto pilota ma ambizioso che vuole portare nella città termale non solo grandi vini ma anche prodotti del territorio, intrattenimento e incoming turistico e che vede Montecatini protagonista per tutto il mese di settembre e non solo per i giorni del festival. L'idea appunto è quella di iniziare dal 1 settembre fino al 30-31 e coinvolgere appunto tutta la città in tutto il periodo con degustazioni mirate, quindi con aziende che possono venire anche prima o dopo l'evento a far organizzare delle cene, delle semplici tasting con dei cuochi, quindi cene a 4 mani, a 6 mani, 8 mani, chi più ne ha più ne metta, e coinvolgere appunto tutte le attività degli alberghi. Quindi vogliamo che negli anni, magari il primo anno è un po' ambiziosa come cosa, però vogliamo che già iniziare a promuovere questo evento all'interno della città per tutto il mese. Non ho scelto, mi hanno chiamato come si chiama una fidanzata, io ho dovuto li ho visti, i loro occhi, lo ripeto, c'era l'entusiasmo di fare una cosa straordinaria per Montecatini Terme. La storia del vino in questo luogo è grandissima, è incredibile perché è la terra delle acque, famosa in tutto il mondo, però gli appassionati di vino hanno sempre trovato delle idee in questo luogo, sono cresciute e sono diventate importanti. L'amministrazione comunale ci sta perché io ci credo, anche grazie al lavoro dell'assessore Sartoni che ringrazio, ma ci sta perché vuole investire insieme a questi ragazzi, quindi è una cosa a 4 mani con l'amministrazione comunale, perché siamo convinti che crescerà molto e diventerà un evento di riferimento, spero nel panorama nazionale ma anche internazionale. Da domani fino alla fine del mese ci sono interessanti iniziative promosse da Chianti Mutua. Si parlerà di simboli di pietra e luce nelle chiese romaniche e toscane. Simboli di pietra e luce nelle chiese romaniche toscane. Questo è il titolo di un'interessante iniziativa promossa da Chianti Mutua per venerdì 22 e sabato 30 aprile, rispettivamente alle 17.30 e alle 17. I due incontri a cura di Simone Bartolini, cartografo dell'IGM, l'Istituto Geografico Militare, autore di numerose pubblicazioni, si svolgeranno nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale a Pistoia. Nel primo appuntamento si parlerà di storia e misteri di pietra, l'importanza dei simboli nel mondo romanico collegati alle figure scolpite su capitelli e portali, ricercando la chiave di lettura dei costruttori del Medioevo e cosa volevano trasmettere ai fedeli. Nel secondo appuntamento si affronteranno temi come la chiesa d'immagine del cosmo e orientazioni sacre e percorsi di luce. Previste anche 2 visite guidate, il 19 giugno alla Pieve dei Santi Anzano e Tommaso a Castelvecchio di Pescia e il 24 settembre all'Abbazia di San Salvatore Nagna a Montale. Tra Chianti Banca e Chianti Mutua si è sviluppata nel tempo una proficua sinergia nell'ambito delle finalità mutualistiche di una banca di credito cooperativo. Chianti Mutua offre dei sussidi alle spese sanitarie delle famiglie, oltre che sussidi particolari, e nello stesso tempo organizza anche una serie di attività culturali e associative per valorizzare i territori in cui insiste la banca. In quest'ambito si svolgeranno 2 conferenze tenute dal professor Simone Bartolini che illustreranno l'edificazione delle chiese romaniche in Toscana e anche gli aspetti che riguardano
la penetrazione della luce nelle varie chiese. Prima che fatti culturali, le chiese sono state costruite con intenti sacrali e misterici. E in questo senso, appunto, queste due conferenze vogliono illustrare tutti questi aspetti. E come tutti i giovedì abbiamo la rubrica dedicata alla finanza, l'ABC della finanza agevolata. Stasera si parlerà di voucher digitali a cura di Filippo Macigni. Bentornati. Oggi parliamo del bando voucher digitali. Si tratta di un'agevolazione valido per tutte le imprese con sede operative e o legale nelle province di Pistoia e Prato, con il DURC regolare. In questo caso, le imprese che fra il 1 di gennaio 2022 e indicativamente il 30 novembre 2022 sosterranno spese legate alla digitalizzazione, cioè per intendersi le più varie tematiche dalla robotica, l'Internet of Things, Big Data, Cloud, Cyber Security, Web Marketing, eccetera. Tutte queste tematiche, le imprese che comprano consulenze o beni o servizi, esempio software, possono avere un fondo perduto fino al 70% delle spese, fino a 6.000 euro. Quindi se io spendo 1.000, posso avere 600. 1.000 è anche proprio il minimo dell'investimento ammissibile. Indicativamente il 30 novembre 2022 è la fine delle spese, perché ancora il bando non è uscito, ma sappiamo che potrebbe essere pubblicato in questo mese, aprile, al massimo per maggio. La partecipazione a questo bando quasi sicuramente sarà a click day, quindi il dito più veloce vince. Grazie, alla prossima. Eccoci alla pagina sportiva, parliamo di basket perché Pistoia ha consolidato la terza posizione battendo Ferrara dopo una gara molto equilibrata. La seconda partita della fase d'orologio ha visto la Giorgio Tesi Group avere la meglio sulla Top Secret Ferrara dopo una gara combattuta vinta dai biancorossi grazie ad un Jet Johnson formato playoff. L'americano ha infatti realizzato 28 punti, ma soprattutto ha messo a segno 3 canestri negli ultimi 2 minuti che hanno chiuso la contesa con gli ospiti che erano tornati a 3 punti di distacco a 2 dalla fine. Il ritorno di Johnson è la vera e propria ciliegina su una torta organizzata come la squadra di Nicola Brienza, che nelle fasi calde della partita, quando le difese compiono il massimo sforzo, può essere il chiavistello per scardinare le situazioni più ingarbugliate. Senza dimenticare l'apporto costante ed inesauribile di Carl Riddle, che anche con Ferrara si è reso protagonista di una prestazione notevole, con 16 punti in 36 minuti ed 11 rimbalzi catturati. Le squadre mi lasciano un po' più di spiace sapendo che mi piace attaccare il canestro, però appunto devo essere pronto a prendere i tiri quando è il giusto momento, non devo pensarci troppo perché sono quei momenti lì che quando ti metti in dubbio che sbagli, quindi devo prendere i tiri con fiducia, cercando appunto di segnare sempre di più. Tutte le squadre non mi possono più stare lontano, questa è una cosa buona per me, buona per la squadra. Finita la gara con chiusi, è lì che guarderemo il nostro accoppiamento, è da lì che inizieremo a pensare al nostro primo avversario nei playoff. Per noi queste partite ci servono più che altro per reinserire Jesco, ovviamente è mancato per un po' di tempo, e poi appunto per trovare la nostra fiducia, tenere il ritmo alto, appunto visto i playoff, e poi vediamo poi appunto tra un paio di settimane con chi giocheremo il primo turno. Sottotono Tomi, con l'americano che deve cercare di essere più costante nell'arco della partita, mentre torna ad essere protagonista in attacco anche Saccaggi, con 11 punti, oltre ad un solito Daniele Magro.
Domenica sera, terzo appuntamento dell'appendice del campionato con la trasferta impegnativa a Verona contro la solida formazione di Alessandro Ramagli e la speranza che le prossime gare interne possano vedere più spettatori, come chiesto da Nicola Brienza. Spero che nella partita di domenica prossima con Chiusi ci sia qualcuno in più che abbia piacere di venire a vederci, perché siamo in prossimità dei play-off. Secondo me questi ragazzi meritano e secondo me sarebbe bello che ricevessero il giusto applauso per quello che provano a fare. Una volta c'è la Juve, una volta la Fiorentina, una volta c'è il sole, però al palazzetto non c'è mai nessuno. E come sempre, per parlare invece di calcio di Pistoiese, ci colleghiamo con Giada Benesperi, che andrà in onda dopo di noi con il suo Giovedì Sport. Ciao Giada, cosa vedremo stasera? Sì, ciao Marta, buonasera a tutti. Siamo quasi pronti per una nuova puntata di Giovedì Sport, ovviamente tutta dedicata alla Pistoiese, perché sappiamo che sabato si giocherà l'ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C. Per la Pistoiese ci sarà il derby a Lucca, un derby molto sentito, in questo caso sentito da parte della Pistoiese sicuramente molto di più, perché deve cercare i tre punti, se non altro per occupare una migliore posizione poi nella griglia play-out, perché quelli ormai purtroppo sono sicuri. La sconfitta con il Pescara ha condannato gli arancioni agli spareggi play-out per mantenere la categoria, che è importantissimo, e quindi gli arancioni sanno che dovranno comunque vincere proprio per questo motivo. Quindi ne parleremo qua in studio, avremo con noi l'amministratore delegato della Pistoiese, l'avvocato Alessandro Gammieri, e insomma lo interrogheremo anche non solo su questo finale di stagione, quindi su questi spareggi che saranno importantissimi, che si disputeranno a maggio, ma anche un po' sul futuro della società con i colleghi giornalisti. Non solo, questa settimana avremo anche una parte dedicata al pugilato, perché fra pochi giorni sarà impegnato Marco Papasidero, che è campione italiano dei pesi welter, e allora lo avremo qua nei nostri studi perché ci faremo raccontare un po' come si sta preparando, cosa ci dovremo aspettare da questo incontro molto importante che si terrà a Prato. Quindi fra pochissimo vi aspettiamo, ovviamente lo ricordo, potete intervenire da casa con i vostri messaggi WhatsApp, quindi scatenatevi, siamo qua pronti per parlare di Pistoiese anche questa sera. Benissimo, grazie Giada, una puntata anche questa molto ricca. Per noi invece è tutto, vi lascio, come avete sentito ovviamente, al Giovedì Sport, e seguirà ACI Sport Magazine, una rubrica settimanale dedicata al mondo del rally. Buona serata.